Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Guendalina Ferro. Rieccoci per questo nuovo anno, il 2018, per lo Spazio Interviste in compagnia qui direttamente da Radio Diva con Dario Biolcati Rinaldi, docente di tecnologia dell'Istituto Comprensivo di Porto Tolle. Ciao Dario, innanzitutto. Ciao, ciao. Come va? Tutto bene? Si riprende scuola. Infatti, pesante, diciamo. Sì, diciamo, no? dopo il break natalizio è sempre un po' tragico iniziare la scuola. Credo che anche i nostri ascoltatori siano con noi su questo punto. Allora Dario, io ti ho invitato perché come istituto comprensivo avete attivato una progettualità veramente interessante e per la quale ti volevo chiedere innanzitutto come è nata. Allora, la progettualità è nata dalla percezione, dall'esigenza di parlare, diciamo, della lotta contro le dipendenze. Però in un modo nuovo, cioè quindi basato sull'esperienza diretta e non sulla semplice informazione. E, diciamo, lo spunto ci è stato dato l'anno scorso quando abbiamo fatto una visita a San Patrignano, dove ci hanno detto innanzitutto che l'utilizzo di droghe da parte dei giovani è in aumento e l'età si è abbassata di molto. Quindi iniziano ad avere i primi contatti con il mondo degli stupefacenti verso i 13-14 anni e in prima superiore, quindi nella fascia dei 15 anni. Un altro dato allarmante è stato il ritorno dell'eroina e poi abbiamo visto come in realtà l'esperienza diretta fosse molto più incisiva per gli alunni che ascoltavano un'esperienza diretta da parte di chi era già caduto nella dipendenza, quindi è stato diciamo il fattore principale che ci ha portato a pensare a nuovi modi di parlare di droga con i ragazzi. Certo, sì, certamente. Praticamente questo progetto è nato da questa sinergia tra l'istituto comprensivo, quindi tu che guidi insomma questo progetto, e chiaramente l'amministrazione comunale che ha sostenuto insomma un po' di quelle che sono le spese per gli ospiti che avete avuto. 7 appuntamenti sono previsti, 6 già fatti, diciamo, avete avuto degli ospiti veramente che hanno avuto delle esperienze forti, ci racconti? Allora, i primi ospiti che abbiamo avuto sono stati dei ragazzi dell'associazione Il Timoniere, che è una comunità di recupero tossicodipendenti a Mesola, Santa Giustina. Il secondo incontro abbiamo avuto con Giorgia Benusiglio, che è una ragazza che ha avuto un trapianto di fegato all'età di 16 anni dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy che però era stata tagliata con il veleno dei topi. Si è salvata solamente perché in pratica è morta una ragazza di 25 anni di incidente stradale e hanno donato gli organi, quindi lei vive a distanza di direi 17 anni con il fegato di questa ragazza, prendendo degli immunosoppressori. Beh, chiaro, dei farmaci che l'aiutano, no? Esatto, e poi a febbraio andiamo al Cipriani dove abbiamo un incontro con papà Gianpietro dell'associazione Pesciolino Rosso. Il Pesciolino Rosso si chiama così perché... Ma a proposito di Pesciolino Rosso, certo, dobbiamo dare la linea per la pausa musicale, ne parliamo subito dopo, okay. Dario. Rieccoci di nuovo in diretta in compagnia di Dario Biolcati Rinaldi, ho detto bene, esatto, vero? Docente di tecnologia dell'Istituto Comprensivo di Porto Tolle. E stavamo parlando di questo progetto, questo nuovo modo, diciamo pure nuovo modo, di far capire ai giovani che cosa significa assumere droghe, insomma, quali potrebbero essere le conseguenze se vengono assunte, insomma, droghe, come dicevi un attimo fa, sì, esatto, ecstasy, e nel caso appunto della storia di Giorgia Benusiglio, che ha raccontato un'esperienza forte, direi, da come... Sì, un'esperienza forte, un'esperienza che ha segnato molto gli alunni, da quello che ho visto io nei giorni successivi. È una conferma del modo giusto, cioè
di agire, cioè di intervenire, non mettendosi in cattedra e dicendo che le droghe fanno male, ma riportando le esperienze dirette di chi ci è già passato, quindi facendo passare anche l'informazione che a volte anche la prima volta può essere pericolosa, può essere dannosa, quindi non è che per forza se te utilizzi sostanze stupefacenti di continuo avrai dei problemi, ma li puoi avere anche solo dopo la prima volta che li hai utilizzati. Quindi questo è fondamentale, certo, da far passare. Ci raccontavi del pesciolino rosso di Giancarlo Ghidini, che è appunto il padre di Emanuele, ragazzo scomparso il 23 novembre del 2013, così c'è scritto. Sì, esatto, esattamente. Anche questa è un'esperienza diretta riportata da un padre di famiglia che ha perso il figlio a 16 anni dopo aver assunto un francobollo. Un francobollo sarebbe, credo, un acido. E in pratica l'effetto di questo acido ha fatto andare in paranoia il figlio e si è gettato in un fiume, morto annegato. E si chiama pesciolino rosso perché pochi anni prima avevano liberato un pesciolino, sì, rosso nello stesso posto, quindi il padre ha fondato questa associazione e gira l'Italia nelle scuole per riportare la propria esperienza. Anche in questo caso non è che Emanuele fosse un tossicodipendente, cioè nella concezione che avevamo un tempo, no? Era forse la prima volta che utilizzava anche lui sostanze stupefacenti, però vede, torna sempre il tema di prima, cioè a volte anche una sola volta può essere troppa. Quindi è fatale in questo caso. È fatale, quindi bisogna pensarci bene, perché le droghe non è che possono far male, cioè possono essere, cioè possono uccidere direttamente al primo utilizzo, quindi bisogna pensarci bene prima di utilizzarle. Certo, e poi so che è prevista anche una nuova trasferta a San Patrignano per far conoscere i ragazzi, sostanzialmente quelli di terza media, mi sembra, sì, mi dicevi, sì, vero? Sì, è più incentrata verso gli alunni di terza media perché hanno un'età maggiore, quindi e andiamo in visita a San Patrignano verso fine aprile, dove vediamo le loro attività. Mangiamo con loro e poi nel pomeriggio raccontano le loro esperienze. Certo, ma torniamo a un altro degli appuntamenti che trattava il cyberbullismo, proprio di una ragazza di Scardovari, tra l'altro, sì, no? Abbiamo poco tempo, però insomma so che sei conciso perché mi hai mandato. Ci provo. Dai, Irene Finotti, insomma possiamo anche dirlo perché è, sì, sì, un sì, po' è pubblico, quindi non ci sono problemi. E questa ragazza appunto di Scardovari che è entrata nel gioco trappola, chiamiamolo così, inganna il maiale. Sì, esattamente, Pull the Pig si chiama il gioco che fanno su internet. Il cyberbullismo è un altro grosso tema che tratto io a scuola anche nelle ore di tecnologia in terza, quando si parla del web 2.0. In pratica è un altro pericolo che corrono i nostri alunni e quindi noi in quanto educatori ci sentiamo di metterli, diciamo di informarli riguardo i pericoli che ci possono essere nell'utilizzo dei social media e di internet in generale. Irene ha parlato della sua esperienza, ci ha spiegato come si è vittime di cyberbullismo, come la legislazione ancora è un po' arretrata in questo tema, e in più approfondito per gli alunni di terza anche il tema del sexting, cioè dello scambio, sì, di foto amatoriali non proprio a contenuto, diciamo, vietato ai minori, sì, di 18 ecco, anni. Certo, purtroppo il nostro tempo a disposizione, Dario, è terminato, però sei stato conciso, abbiamo cercato insomma di dare quello che è la progettualità che state portando avanti. Ti ringrazio per essere stato qui a Radio Diva. Grazie e auguro una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Arrivederci, salve.